ci raccogliamo un momento perché non stiamo facendo solo un'operazione culturale, stiamo facendo anche qualche cosa che tocca profondamente il nostro mondo interiore e le nostre scelte, perché volenti o nolenti ascoltare questa parola di Dio significa forse rivedere alcune nostre posizioni o alcuni nostri modi di pensare. Il testo su cui noi questa mattina faremo la lezione lo trovate dalla linea 11 alla linea 40. E questo testo è un testo che torna a narrare un'altra volta la creazione dell'uomo. Se vi ricordate, nel testo precedente noi l'uomo e la donna li avevamo già sistemati, perché verso la fine del racconto, cioè nel sesto giorno, avevamo visto un Dio ben impegnato a fare insieme alla sua corte celeste Adamo, a sua immagine e a sua somiglianza. Poi scopriamo che lo fa maschio e femmina, poi scopriamo ancora che dà una benedizione particolare, poi scopriamo che l'umanità nascente è vegetariana. Oggi scopriamo che Dio non ha creato per niente perché torna da capo. Noi al capitolo secondo, versetto 4a, avevamo chiuso il racconto della creazione, qui improvvisamente si apre un'altra volta. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Sentite tutto a posto? Sì? Se ricordate, nel racconto precedente, prima Dio crea tutto. Fa la bella torta e alla fine si mette la ciliegina, cioè crea l'umanità. Qui, se notate, Dio deve ancora creare. E crea l'uomo. E dove lo mette? Dal momento che, quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra. Cioè noi ci troviamo con questa landa deserta e Dio depone l'uomo in questa landa deserta. Abbiamo una concezione diversa da quella precedente. Di là l'uomo è il culmine del creato, è il massimo del creato. Qui invece l'uomo è alle origini del creato. Poi, siamo alla linea 15, capitolo 2, versetto 8, poi il Signore Dio piantò il giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Questo testo che adesso stiamo per leggere è il testo geografico più antico per l'umanità. Provate a immaginare una carta geografica e una carta scritta. Chiedetevi che differenza c'è tra scrivere disegnando e scrivere narrando. È sempre testo geografico. Questo è più antico. Verso il 700 e qualche cosa, per la prima volta i nostri amici mesopotamici hanno fatto lo schizzo della città di Babilonia.
Quindi su una tavoletta abbiamo la prima mappa topografica. Però arriva circa 300 anni dopo questo paese. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama, in italiano si dice Pison, e si fa bene, perché se dovessimo leggere in ebraico, sì, dunque, perdonatemi un momento, siamo al versetto 11, Shem, Aechad, Pison, e non va bene, soprattutto in zona veneta, perché i siculi questo nome non lo coglierebbero come provocatorio, noi sì. Allora è meglio anticipare la gente. Ma di per sé il 98% dei nomi ebraici l'hanno letti con accento sull'ultima sillaba. E come pure ci sono altre particolarità, intanto a me capita di fare la risatina sottovoce quando sento qualcuno che mi legge la Genna. Non esiste in ebraico la Genna, esiste Genna. La valle del Cedro non esiste, esiste la valle del Cedro. Chi è abituato a sentirsi poi raddolcire le consonanti, beh, secondo me non funziona. E come chiamare nel latino medievale il gallo invece che Cicirrus? Cicirrus, ma Cicirrus non dice niente. È Cicirrus che dice qualcosa, perché io non ho nomato bello. Va bene. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pison, esso scorre intorno a tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro, e l'oro di quella terra è fine. Qui c'è anche la resina odorosa e la pietra dolce. Il secondo fiume si chiama Icon, esso scorre intorno a tutto il paese di Etiopia. E il terzo fiume si chiama Tigri, esso scorre all'oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Il Signore Dio prese l'uomo e finalmente lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente morissi. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, vi voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne, osso dalle mie ossa, ma si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due
che erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Un'osservazione che va fatta e che qui io non ho voluto scrivere di proposito è questa. Chi riesce a seguire l'ebraico si accorgerà che la parola moglie non c'è. C'è la parola Isha. Alla linea 37, notate cosa scrive. La si chiamerà donna, in ebraico Isha. Allora, non mi è lecito un nome, prendere un nome, prima tradurlo donna, e poi, per fisime morali, cambiare il significato. Perché qui il testo biblico non intende parlare di matrimonio, intende parlare del mistero della mascolinità e del mistero della femminilità, non del mistero coniugale, e quindi dell'essere uomini e dell'essere donne. Ma siccome chi traduceva probabilmente non poteva concepire che un uomo e una donna stessero insieme senza essere marito e moglie, questa specie di precomprensione ha fatto sì che il traduttore combinasse questo piccolo pastrocchio. Sì. Però c'è... Siamo lì. Ma questa parte vuol dire unire, vuol dire mettere insieme, vuol dire raccogliere. Quindi si potrebbe dire anche e abbraccerà sua moglie. Dabak non indica solo l'unione nel senso fisico, cioè di atto sessuale, ma quando la maestra dà il fischietto perché la ricreazione è finita, anche lei compie l'azione di Dabak, raccoglie i bambini. La pioggia da Bach raccoglie i cugini. Cioè è il senso di mettiamoci insieme. I 70 come avevano detto. E hanno tradotto con Guinè, non con ninfe. Non hanno adoperato la radice ninfo, sposo, ninfe, sposo. Hanno adoperato Guinè, donna. A parte il fatto che nei papiri documentari del III secolo Guinè è diventato l'uso comune che abbiamo anche noi nella nostra lingua folba. Cordelons, adesso non più, una volta si diceva stachiela me femmina, stuchiela il gnò. Torniamo al testo. Ci sono alcune cose da chiarire su questo testo, è proprio per entrare dentro la sua mentalità. Questo testo, se voi notate, ha un'andatura senza formule, a differenza dell'altro precedente che era pieno di formule. Poi quest'altro testo ha un'altra caratteristica, se notate, vi sfugge dappertutto, non definisce mai niente. Anzi, vi obbliga molto spesso a fermarvi e a raccogliere le idee, perché è un testo solo allude alle cose. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, sì, ma non ti ha raccontato che ha fatto la terra e il cielo, dice, quando l'ha fatto? Allora, costruì l'uomo. Poi, come costruisce l'uomo? Per la terra e il cielo, che sono le cose più titaniche, non ti dice niente. Per l'ometto, che è una rovetina piccola, perde un disastro di versetti. Che dice che prese polvere dal suolo, poi soffiò, poi l'uomo divenne un essere vivente, poi il Signore Dio gli prepara una casetta, e poi al versetto 15 lo prende, lo mette lì nel giardinetto. Se voi notate,
del mare, ma c'erano i datteri, c'erano le banane, c'erano gli rischi. Allora, perché questo testo ha questo andamento così strano? Allora, la spiegazione è molto semplice, questo è un testo antichissimo. Gli studiosi non sanno neanche datarlo con molta precisione. Dicono senz'altro prima dell'epoca davidico salomonica, quindi prima del X secolo. Se noi vogliamo essere un pizzichino più grezzi, prima del 1000 avanti Cristo. Ora, se noi sappiamo che gli ebrei entrano con l'ultimo esodo verso la metà del XIII secolo, 1250, guardate che abbiamo perfette molto grosse, diciamo, sotto i nostri numeri, allora questo testo compare in questi due secoli circa, nell'epoca della sedentarizzazione o epoca del giudice. Poi viene più volte ritoccato e il ritocco lo potete notare benissimo nel testo geografico. Provate ad andare alla linea 19. Scorre intorno a tutto il paese di Avila dove c'è l'oro. Punto. E accorgete che questa è una glossa, e l'oro di quella terra è fine. Non è una glossa, è un commento. Come pure ciò che viene dopo, c'è una glossa ulteriore, quindi questo testo è stato glossato due volte. La prima volta per aggiungere e l'oro di quella terra è fine, e la seconda volta per aggiungere qui c'è anche la resina odorosa e la pietra dolce. Leggendolo in ebraico lo si vede con chiarezza, soprattutto se vi formate l'orecchio a questo testo, vi accorgete che queste glosse sono fuori vocabolario, cioè non appartiene al vocabolario del testo. Per avere questo orecchio basta che voi abbiate una buona poltrona, una bella musica lenta, quelle di Dvorak soprattutto, sottotono, una bella luce, e lo leggete 100 volte. Alla 100ª volta non occorre più fare esigenze, perché il vostro orecchio coglie immediatamente e dice qui c'è una glossa, qui c'è, hanno sbagliato, qui c'è stato un rammendo. Ma lo dovete leggere tante volte, perché in questo caso non è il calcolo scientifico che vi fa vedere le cose, ma è la finezza dell'orecchio che si è formato al testo e dice, ah, qui c'è qualcosa che non va. La cosa strana è che quando 5 biblisti fanno questo esercizio, tutti i 5 arrivano allo stesso risultato. E se arrivano loro, potete arrivare. Leggerlo tanto. La prima cosa dunque è questa, l'antichità del testo. Siamo molto molto indietro nella storia. Pensate che le ipotesi più azzardate, ve le ho scritte lì, sono di Eisfeld, il quale dice questo non appartiene neanche alla fonte yavista, appartiene a una fonte precedente che sarebbe la Laienquelle, o fonte dei laici, cioè della gente che vive sotto le tempre, non ancora sedentarizzata del tutto. E la stessa cosa la dice Forer dicendo no, prima ancora. Questi testi probabilmente sono stati scritti quando Israele era ancora nomade, quindi quando doveva ancora attraversare il Giordano per entrare in Palestina. Questa è la tesi di Forer. Naturalmente non sono ipotesi fatte così per dire questa semplice frase, scrivono un libro intero perché vi devono dimostrare. E le dimostrazioni di Eisfeld e quelle di Forer sono molto stringate, sono molto coese e sono anche abbastanza convincenti. Sembra però che le cose siano andate così. Il testo originale
originariamente è stato steso durante l'epoca nomadica. Nomadica, cioè quando Israele doveva ancora entrare, alla fine dell'esodo. Poi questi testi sono stati ripresi in momenti liturgici durante l'epoca della sedentarizzazione. L'attuale fisionomia però è stata data sotto l'epoca salomonica, quando Salomone costruisce il Tempio, costruisce la prima università di Salomone in Israele, perché la primissima università si trova in Egitto, i quali, molto prima dei Mesopotami, hanno sfruttato la scrittura per l'organizzazione dell'impero. E allora presso la corte formavano i burocrati. Però la formazione di questi burocrati implicava moltissime nozioni religiose, per cui c'era bisogno di codificare i miti. Poi insegnavano loro l'amministrazione e la legge, quindi la matematica per fare i conti e le leggi. Erano tre grandi materie. Salomone sposa una principessa egiziana, con tante sue donne, e introduce in Israele l'università egiziana. Ed è in questo momento che nascono questi testi, perché questi testi sono le equivalenti dei miti egiziani in Egitto. Ovviamente lui mette insieme i miti ebraici, cioè questa riflessione filosofica che nasce all'origine del popolo ebraico, che a differenza di essere un racconto di contenuto mitico, è un racconto mitico di contenuto storico. Dell'epoca di Salomone, per esempio, è la parte più antica del libro dei Proverbi, dove si insegna la buona creanza, cosa che non si insegnava in Egitto. Se voi leggete la parte centrale del libro dei Proverbi, vi accorgete che non è fatto per noi, è fatto per chi sta dietro uno sportello di un servizio pubblico. E infatti, prima o dopo, suggerirò al vescovo che in un momento di magnanimità, invece di stampare libri sull'Eucaristia, stampi il libro dei Proverbi e lo regali a tutti coloro che gestiscono l'amministrazione pubblica di Pordenone. Perché lì si imparano tante cose circa il modo di avere quando si tratta con il pubblico. Poi volevo farvi notare un'altra cosa. Noi abbiamo letto questo racconto che si chiude con la fine del capitolo secondo, ma di per sé questo tipo di prosa, che chiamiamo sapienziale, è un continuum fino alla fine del capitolo quarto. Quindi noi abbiamo un pezzettino piccolo, che è della fonte sacerdotale, ed è, occupa il primo capitolo della Genesi, più quattro versetti del secondo capitolo. Poi abbiamo un'unità invece molto grossa che appartiene alla stessa fonte, allo stesso ciclo letterario. Questo significherebbe che per ragioni di comprensione del testo noi dovremmo leggere tutto insieme. Quindi il capitolo secondo, terzo e quarto sarebbe stato l'oggetto della riflessione di questa mattina se fossimo in un'aula universitaria, perché crea un'unità letteraria. Mentre invece noi ci siamo fermati solo al secondo capitolo perché, pur apprezzando le lezioni universitarie, noi qui stiamo cercando di far parlare la parola di Dio a livello di fede, non tanto a livello di scienza. E quindi ci prendiamo prima di per sé, una lettura corretta richiederebbe tutti e tre i capitoli, non solo un capitolo come facciamo. Perché? Perché tutti e tre questi capitoli rispondono filosoficamente alle grandi domande della vita. Oggi noi cosa osserviamo? Osserviamo che c'è la nascita e c'è la morte. Cosa bellissima la nascita,
tremenda la morte. Ma questi due cestelli sono tutti e due appesi alla stessa persona. Perdonatemi la battuta opportuna, ma io sono un funerale in potenza. E anche voi? Quanti funerali siamo? Quanti dolori siamo? Per noi che dobbiamo affrontare il salto e per coloro che ci accompagneranno in questo salto. E l'uomo antico si chiedeva, ma perché? Che senso ha che io nasca e la gente gioisca per la mia nascita? E che senso ha che io muoia e io soffra per morire e gli altri soffrano perché io muoia? È una domanda legittima. E questo testo tenta di dare una risposta a questa domanda. E così pure l'uomo orientale che vive a contatto con ciò che appartiene alla natura ci dice, ma come fare l'amore così bello? E poi da questo fare l'amore viene fuori il parto, e il parto è sofferenza. È bello nascere, è brutto morire. È bello fare l'amore, ma poi per la donna c'è una sofferenza immensa quando mette al mondo la creatura. Come mai io trovo la natura così ricca, animali, piante, poi mi metto a coltivare il campo e viene così amaro di risultati? Come mai? Gioia, la natura così com'è, il lavoro invece pesantezza, fatica, delusione. E poi, perché io sono fatto con questi apparecchi elettrici e lei è fatta con apparecchi elettrici diversi? Perché io ragiono in una certa maniera e lei ragiona in un'altra? Perché per me, maschio, certe cose sono importanti, per lei donna? Queste cose non sono importanti, sono importanti altre. Ecco, questa voglia, questo senso del darsi un perché su ciò che è quotidianità, oggi forse noi l'abbiamo perso, perché abbiamo la salute, abbiamo il lavoro, abbiamo la scadenza di una rata, abbiamo, non so io, il videoregistratore da cambiare, abbiamo la mutua, abbiamo la multa da pagare, e tutta questa vita forsennata ci strappa da queste domande che sì, sembrano elementari, ma sono il fondamento della motivazione della nostra esistenza. Questi tre capitoli sono la summa, quel tentativo di risposta che hanno dato probabilmente nel XIII, XII, XI e X secolo. È stata una limatura continua. Perché il grosso problema non è solo mettersi queste domande, per gli orientali, quindi anche per noi. Ma questo problema è, se noi abbiamo appena sperimentato, ricordiamoci che sono reduci dall'esodo, appena reduci dall'esodo, abbiamo sperimentato che Dio fondamentalmente è un Dio che libera, è un Dio positivo. La morte non è una cosa positiva. Il dolore non è una cosa positiva. L'incomprensione non è una cosa positiva. Può questo Dio positivo aver fatto cose non positive? Perché se questo Dio che noi abbiamo visto positivo può fare cose non positive, è un bugiardo. Mi seguite? Quindi dietro a questi testi noi troviamo tutta questa famiglia. Che sono, perché poi è il problema di oggi. Se qualcuno ha una poltrona e dedica a se stesso un'ora di riflessione alla settimana, prima o dopo arriverà a questo problema, perché esiste il male, se Dio è buono. Perché se Dio è cattivo, Dio non mi interessa. Mi affascina perché è buono, ma allora mi spieghi perché esiste il male. Noi
ritroviamo riversato in questi testi il problema che è di tutti i tempi. Morte, vita, uomo, donna, fatica, sofferenza. E Dio è donna. Un altro momento di attenzione sempre a tutto il testo, io non so se a voi ha disturbato, ma se voi leggete il testo in ebraico più volte, dal capitolo primo al capitolo 11, nel secondo capitolo vi vengono i nervi. Perché è un fenomeno che si trova solo lì. Il Signore Dio, che paio di orecchi. Il Signore, per noi un poco. Lì semplicemente Dio e buonanotte, no? Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim. Meno male, noi biblisti diciamo meno male che ha scritto così, anche se scocciante in maniera tremenda, perché questa è una prova. Una piccola lampadina così di allarme di quel grosso lavoro che è successo verso 722 a.C. Cosa è successo nel 722? Il regno del nord viene abbattuto dagli Assiri e in una notte i sacerdoti dei santuari del nord fuggono con i rotoli della loro Torah, che i biblisti chiamano fonte eloista, dove cioè Dio non veniva mai chiamato Yahweh, per rispetto. Lo chiamavano semplicemente Elohim, Dio, nome comune. Non lo chiamavano Yahweh. Scendono giù, attraversano il confine, nella zona di Betel, ed entrano nel territorio di Giuda. Giuda era alleato con gli Assiri. Quindi quando Sargon II scende giù e fa piazza pulita del regno del nord, il regno del sud non lo tocca perché è suo amico. Allora i sacerdoti del nord scendono giù con i rotoli, si rifugiano presso il clero di Gerusalemme, il clero di Gerusalemme li accoglie ma li declassa. Da qui nascono storicamente i leviti, cioè cantori, portinai, organisti, sacerdoti di serie B. E qui avviene una cosa simpaticissima, perché i sacerdoti lassù hanno la loro Torah, dove loro chiamano Yahweh senza dove stare. Mettono insieme questi rotoli e si accorgono che ci sono alcuni racconti che sono identici. Allora, quando i racconti non sono identici, i sacerdoti del sud prendono il racconto dei loro confratelli del nord e lo inseriscono dentro. Per cui voi avete nel testo del Pentateuco alcuni brani dove Dio è chiamato solo Elohim. E non Yahweh. Altri testi dove Dio è chiamato solo Yahweh e non Elohim. Poi avete questo testo, e ci sono altri, dove stranamente Dio viene chiamato Yahweh Elohim. Cosa è successo? Lì si sono accorti che i due racconti erano uguali. Allora hanno soppresso il racconto eloista, però hanno introdotto nello yahvista la parola Elohim, per indicare che i due racconti erano identici. Qui noi abbiamo questo fenomeno. Questo racconto veniva letto sia al sud sia al nord. Era dunque un racconto comune, un patrimonio comune delle due confessioni di Israele, quello del nord e del sud. Ecco perché c'è il doppio nome, Yahweh e Elohim. Bene, adesso che abbiamo sistemato quello che dovevamo sistemare, possiamo incominciare. La prima cosa da dire è questa, che il versetto 11, poi saltiamo.
state andate al 13 e al 14, non è ebraico. È scritto in ebraico, però non lo c'è. Però questo modo di iniziare, quando gli dèi fecero la terra e il cielo, anzi quando lassù fecero la terra e il cielo, non c'era questo, non c'era quello, non c'era quest'altro, allora gli dèi fecero così. Questo è il più antico poema a carico che noi conosciamo. Quando lassù in accadico si dice e nulla esce, ed è il nome che viene dato a questo poema antichissimo della creazione. Dunque il racconto di Genesi 2 conosce quel racconto e lo copia, almeno nella sua fase iniziale di racconto. Questo è molto interessante, perché ci sta a dire che quando il popolo ebraico scrive queste cose è analfabeta, ha bisogno cioè di copiare da un altro popolo certe forme narrative, certe forme di prosa mitica. Andiamo al di là di questo piccolo fenomeno, andiamo alla radice del fenomeno. Il popolo di Dio non si vergogna di servirsi delle esperienze filosofico-teologiche di altri popoli. E incamera nel proprio patrimonio di fede questo patrimonio a lui. Naturalmente lo modifica secondo la propria visione di fede, ma si serve di queste esperienze di altri. Nel clima religioso e teologico in cui noi viviamo, dopo certe forme di presa di posizione della Chiesa, sarà un po' difficile fare questo lavoro. Quando Ratzinger scrive la Dominus Iesus, io vi dico, l'ultimo scritto di Ratzinger che ha provocato queste enorme polemiche con le altre chiese e anche all'interno della Chiesa Cattolica stessa, i dogmatici si sono arrivati, vuol dire che ha scritto qualche cosa di non facilmente condivisibile. Ciò che dice Ratzinger nella Dominus Iesus, il documento della Congregazione per la Fede, è giusto. Per noi cristiani l'unico salvatore è Gesù Cristo, appunto, parte, insomma, non succede niente. Ma è il modo con cui lui porge questa verità. Mentre i padri della Chiesa porgevano questa verità in modo inclusivo, cioè dicevano Cristo è l'unico salvatore, però questo Signore qua a noi ha dato i Vangeli, le lettere di Paolo, l'Antico Testamento, ha dato la Bibbia, e lì noi abbiamo il deposito della rivelazione insieme alla tradizione della Chiesa. Agli altri popoli ha dato delle schegge di Vangeli, quindi è una forma inclusiva, cioè i cristiani hanno tutto, ma anche gli altri hanno qualcosa, per cui i cristiani è giusto che buttino l'occhio anche su questo bel patrimonio che le altre religioni hanno. Salvatore resta sempre solo Gesù, ma Gesù ha dato a noi la parola di Dio e agli altri ha dato una specie di spruzzata di semi del Verbo, e infatti i padri della Chiesa parlano di semi del Verbo. In greco fa un po' di impressione per la nostra sensibilità italiana quando si dice logo i spermaticoi, sembra di toccare un argomento scivoloso. Ma sono questi segni di Vangelo
che esistono nelle altre religioni. Camminava Ratzinger invece quando propone nella Donosia la verità di Cristo unico Salvatore, non ad opera il metodo inclusivo, ma ad opera il metodo esclusivo, cioè gli altri e altri. Io penso che abbia tempo di pentirsi di questa forma che ha adoperato, perché le chiese gli hanno risposto: di te non ci interessa, noi continueremo il dialogo con i teologi cattolici. Le altre religioni hanno detto: di te non ci interessa, noi continueremo sempre il dialogo con la Chiesa. Tu non sei la Chiesa. E i teologi cattolici gli hanno risposto con un modo questo di porgere la dottrina della Chiesa, la quale è sotto il profilo teologico corretta, come la presenti tu, ma non è il modo. Sempre per fare un po' di provocazione, non so se ricordate quel racconto di Antonio De Mello, scomunicato da Ratzinger post morte, ma quando mai? Ma quando mai? C'è un principio del diritto romano che viene assunto dal diritto ecclesiastico e canonico che dice mors omnia solenni. La morte ti dà la soluzione su tutto. Mors omnia solenni. Lasciami pace. Il nostro amico De Mello dice che c'era un signore che aveva un cane e gli avevano detto che l'olio di merluzzo faceva molto bene ai cani. E allora lui va in farmacia, prende la bottiglia di olio di merluzzo, va a casa, si mette in poltrona, chiama il cane arriva tutto contento. L'uomo prende le ginocchia, tac, le chiude la testa tra le ginocchia, con una mano gli forza la bocca e con l'altra gli infila il cucchiaio. È il cane che si dibatte. Vieni, tanto lo bevi, anche se non ti piace. E dai un giorno, dai due giorni, dai due giorni. Un giorno il cane riesce a strattonarsi per bene e a sciogliersi. Ma in questa strattonatura fatta dal cane, l'uomo viene sbilanciato, gli cade la bottiglia, gli cade il cucchiaio ancora pieno di olio, e il cane, una volta che è riuscito a strattonarsi e a liberarsi, va a leccare l'olio versato e il cucchiaio. Allora l'uomo capì che il cane non si strattonava perché non voleva bere l'olio, ma perché era il modo che l'uomo adoperava, non gradito al cane, era il modo, non il contenuto. Chiaro il concetto? Per cui il contenuto di quel testo noi lo accettiamo, ci mancherebbe altro, però l'esperienza religiosa sia di Israele sia della Chiesa nascente ci sta a dire che sia il popolo di Dio dell'Antico Testamento, sia il popolo di Dio del Nuovo Testamento, ha accolto l'esperienza religiosa degli altri popoli. È sempre un'esperienza di fede, è sempre toccare il trascendente, non possiamo prescindere da questo. E se mi permettete un'osservazione, io non so se siete stati a messa stamattina o se siete stati a messa ieri, se avrete dormito, ma provate ad osservare. La Chiesa non è un modello cristiano, è un modello pagano. E tra l'altro poco religioso. Perché il modello architettonico della Basilica era il modello architettonico di un nuovo pubblico dove si trattavano di affari, dove si faceva politica. Non solo. Quando io presento le specie eucaristiche per la comunione dico: ecco il regno di Dio, dopo quello che puoi ripetere. Però prima
dico beati gli invitati alla mensa del Signore. Ma io non ho una mensa di sotto, io ho un altare. Questa è una mensa, è un tavolo per la cucina, la mensa. L'altare invece è un luogo rituale dei pagani. I cristiani non hanno altare, perché è sempre stata celebrata su una tavola da cucina. Gesù nel cenacolo su una tavola, tra l'altro basta, perché no, stessi. Se no Giovanni non lo faceva, anzi il discepolo che Gesù amava non lo faceva mettere la testa sul petto di Gesù. E la Chiesa nascente avrà la Domus Ecclesiae, cioè la stanza di una casa che faceva da recipiente per le comunità celebranti, su una tavola da cucina. Una delle testimonianze più belle è quando Paolo celebra mangiando negli Atti degli Apostoli, c'è un amico che è lì sulla finestra ed è al secondo piano, più o meno come noi, e spalavamo. Siccome Paolo era di una noiosità vescovile, quando predicava, Eutico, che era persona giovane, dice che orecchie lunghe, palavam, e si chiamava Fortunato. Eutico. Hanno più piani. Ricordiamoci che per esempio la Suburra di Roma, oggi chi è venuto a Roma con me sa che sono ancora visibili sei piani. La Suburra, quello che noi chiamiamo, no, le case fontane sono nobili. La Suburra è peggio delle case fontane, è proprio la parte più degradata della urbanistica romana. Se voi vedete lo Yemen, la capitale, vedete che sono tutte costruzioni fatte di terra, battuta, e hanno più piani. Non dobbiamo mai dimenticare che la Palestina è una cosa, le città invece dove Paolo faceva missionario sono città greche. Le case greche vanno bene. Torniamo a noi, il problema non è questo, quello, il problema è che noi oggi lavoriamo con elementi tipo pagano, per esempio non ce ne accorgiamo. Se voi esaminate il canone della messa, molte parti sono formalmente, non a livello di contenuto, contenutisticamente, ma formalmente sono pagani. Per esempio nel canone romano, canone primo, la ripetizione, ec ostia, ec santa, ec libanda sacrificio. Questa ripetizione è di tipo pagano, non è di tipo cristiano, cristiano non ripete. Non pensate di essere ascoltati per Dio a forza di ripetere parole. Infatti se voi notate, il sottoscritto cerca il più spesso possibile di celebrare con la seconda preghiera eucaristica, non perché è più breve, perché è antenutica. Questa preghiera eucaristica noi la conosciamo già verso la fine del secondo secolo, mentre invece il canone romano è conosciuto alla fine del quarto secolo. Cioè con la seconda siamo più alle radici cristiane, dove di paganesimo non c'è più.